Prova, prova. Ci sono? Prova, prova, mi sentite? Prova. 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 Chiudo Discord in maniera brutta, va bene. Mi sentite? Dovreste sentirmi? Mi date un check? Check. Alle 2:30 ho deciso che doveva implodere tutto. Per la cronaca, non so giocare a 3-7. Manco io, Gigi. Manco io, Gigi. Prova, prova. Ci sono? Ci sono? Non lo so. Non mi fate sapere nulla. Check. Check chat. Vabbè, sembra funzionare tutto, però voi non ho riscontro da voi. Riaggiorno la pagina. Chi lo sa? Check, check, check radio. Ha deciso di implodere il mondo. Boh. Vabbè, a me sembra di esserci. Adesso sponiamo in mezzo alle Z. Teletrasporto, tempesta e sciame. Ho fatto per il primo assetto bello, non scopo, giusto. Scusami. Tranquilla. Sto Mi dicendo che ci piace devi così. abituare al fatto di saccare, perché solo voi potete aiutarci a riconquistarla. Che voi dovete prendere conoscenza da quei libri che avete messo da parte, cioè i vostri libri, scusate. Quindi se voi prendete conoscenza da lì e ci informate, non riusciamo anche a capire come difendere Saccara e come riconquistarla. Se vedi un animale, dimmelo. Adesso andiamo più in là. Andiamo un po' più. Sì. Quindi sicura di abbandonare la comunità? Sicura, sicura. Sì. Qualcuno un giorno mi disse che aveva un sogno da piccola. Trovare casa. Non eri tu quella bambina, vero? Questa sera l'ho persa a casa. E la riprenderemo casa, non ti preoccupare. Costi quel che costi. Ricordati che noi amanti valiamo più di quanto tu possa immaginare. E oggi ne vuoi dare dimostrazione. Io non ho mai dubitato di te. E non pensavo che. Almeno non sapevo che la madre di Saint fosse una custode. Infatti non è una custode, è un amante. La madre era una custode e il padre è essere l'emomante. Io sono il contrario in realtà, eh. No.
Quando ho capito, la madre è momante, il padre No, custode. ti sto dicendo che è esattamente il padre, il custode. Ti ricordi prima cosa ti dicevo oggi pomeriggio? Del Signore del Deserto? Signore del Deserto, tramite quel rituale, ha prosciugato la vita a Sakkara. Facendo esplodere quel cuore non si libera la vita. Tu Non credo. dici? Avete mai provato? Secondo me saremmo esplosi tutti. Secondo me invece quel cuore è quello che tiene bloccate le anime, diciamo. No, è quello che tiene al momento Sakkara così com'è. Solo che adesso il rituale è Urla, stato urla che non ti completato. sento. Adesso il rituale è stato completato. E Sakkara non ci appartiene più. Non per questo vi dovete buttare giù per Era Tirin. lui l'emomante di cui ti parlavo, non risvegliato. Ma è per questo che non vi dovete buttare giù. Avete Said. Sì. L'importante è quello, non è il fatto che avete perso casa, l'importante è che siete tutti vivi e potete riuscire a riprenderla. Non troppo alto. Tutto ce n'è d'altro? Sì, di un altro animale. Vediamo se c'è il solito puma. Di solito ci deve essere qualche coniglio qui. C'è bisogno? Qualcuno sa una canzone da un autobus di città turistica? O Campagnola Bella, tu sei la reginella? No, non la so. Non ti piace fare il Dispiace. sacco di volare? No. Che hai? Nulla. Nulla, lo dici allo zio Peppino, ho trovato in falegnameria. Che La situazione. Sacca persa. Rituale completato. hai? È questo che voi pensate sempre al negativo. Forse sono io che penso troppo al negativo e quindi ormai. Scoprire che Said è figlio di una custode, di un emumante, come Quindi state tranquilla, quando vedete Said, parlate con Said, riuscite, vedete quello che potete fare per conquistare Sakkara. Non c'è bisogno che vi mettete tutti le mani tra i capelli, tutti tristi, tutti silenziosi, tutti depressi. È brutto perdere casa perché l'ho persa quando avevo 7 anni, quindi lo so che cosa vuol dire. Ma questo non è un motivo di tirarsi giù e quindi restare fermi e non fare un cazzo. io lo sto perdendo per l'ennesima volta. Sakkara è persa, non è che la stai perdendo. Sakkara è persa. Sì, hai ragione. Ma la possiamo riconquistare tranquillamente.
Basta capire i punti deboli, basta studiare il nostro avversario come in ogni guerra. Non sono una guerriera. Non c'entra. Dov'è la torretta umana? Check, Isa. Portiamoci dietro sempre una giara. Ce l'ho io già. Ma la sabbia dove l'avete messa? Scusa, L'abbiamo usata tutta. quanta sabbia avete 100. preso? 100. Ogni giara è 20. Poi ho Esatto. fatti 5. Due Due io e una Isa, perché Isa ne aveva già un'altra. io. Ah, ok. Io una l'ho usata, quindi. Non ne abbiamo quello, non ne abbiamo. Io la bicicletta non ce l'ho, quindi anche se domani mi voglio svegliare non so che cazzo devo fare. Gli avevo chiesto di fare da altri picconi, ma non ci stanno. I picconi, quelli che avevo fatto, me li avevate a me. Eh sì, ma c'è 20 di ferro, quindi. È quello che ho fatto io, mi sa. Oh, mi servo per la live, devo non fossi tornata e niente, ah ecco. Ah, per questo non mi rispondevi. Vediamo almeno di recuperare i materiali per un kit di riparazione per il rumpo e poi. Però prima è meglio che informiamo tutti e poi Sì, mentre sicuramente. fermiamo. Però a me mi serve la bicicletta che c'ha Taigo. Ho la sensazione che qualcuno stia assaltando un Grapeseed. Perché? Richiesta di aiuto. Ma tanto non c'è nessuno ancora. Ecco cos'era oggi. Cosa? La battaglia per Sakkara. È pestilenza in tutto ciò cosa c'entrava. Chi ha mai parlato di pestilenza? Pestilenza, quando è arrivato a marchiare, ha detto: la parata sta arrivando, il grande giorno si avvicina. Pensavamo tutti che era il 25. E invece mi sa che qualcosa ancora ci aspetta. E sarà molto più difficile da combattere, secondo me. Gli dei non ci hanno ascoltato. Non mi hanno ascoltato gli dèi, ma mi ha ascoltato qualcuno di ancora più forte, mi sa. O perlomeno che ci ha permesso di scappare. Chi? Loro. Sono stati loro a permettercelo, sai? Non loro, quello con le Sì. spade. Gli ha tenuti Said. buoni per un bel po'. Said si è inginocchiato davanti a sua madre, chiedendo di lasciarci andare. Infatti ci hanno lasciato andare. Quindi. Perché se loro volevano saremmo morti tutti lì. Quindi
non pensare al fatto che hai perso casa, pensa al fatto che, ti ripeto, siamo tutti vivi, compreso Said, che è quello che ci serviva a tenere in vita. Non devi guardare il lato negativo, devi guardare il lato, non dico positivo, ma quello che c'è nel mezzo. Said è qui, ora si può, Siamo vivi. siamo vivi, ora si può capire come riconquistare la tua casa, la vostra casa. Chi ha quei libri ora? Ok, Forse ne ho ancora qualcuno io nello zaino, non ricordo, devo controllare. controlla appena puoi. Vedi se c'è qualcosa inerente a questa situazione, o perlomeno un punto debole del grande. Come si chiama? Come si chiama? Era del deserto lì. Ah, Il signore del deserto. sì, era il deserto. Era la grande sacerdotessa. Era la grande sacerdotessa. L'amore certe volte dà, l'amore certe volte toglie. Bisogna sempre saper regolare le cose. Stava sacrificando il suo stesso figlio. Il potere ambisce tante cose, e quella è una di quelle. Tu per il potere rischi di dare anche la tua propria vita o la vita dei tuoi figli per avere un potere in più o per avere quella forza in più. Lui ha sacrificato tutto, tutto per lei. Ora l'unica cosa da fare è riconquistare quel posto. E parlare, anzi, voi che potete, dovete parlare con Said appena può. E vabbè, posso parlare. Appena potete. È lui che vi può dare risposte. Come Elijah le dà a noi, o perlomeno, quella che sa può dare. Avete Elijah stesso dimenticato ci ha di Spoilt, detto, è nessuno lui credeva quello più Said anziano. veniva È lui che ucciso vi può perché dare suo risposte. fratello è arrivato a Saqqara. Non sembrava ora, ma è una non sembra ora, ma è una vittoria, vero? Secondo me nemmeno Said ce le ha le risposte. Tentarono a noi, certe volte fare una domanda e avere una risposta come il no è meglio di non chiedere e restare col dubbio. Non avrò nemmeno più un posto dove poter mettere il mio completo. Potrei mettere sempre con me in stanza. No. E niente. È un abito cerimoniale. Lo useremo quando ci andremo a sposare. Quando. Mi piace il tuo ottimismo. Eppure eri tu Innanzitutto, quello catastrofico. io sono una persona negativa nella vita. Ma in queste situazioni, non, se tu guardi il lato negativo, non riesci ad andare avanti. Quindi è sempre meglio guardare il lato positivo o quello che c'è nel mezzo. Avere quel minimo di speranza, anche se poi così la speranza è l'ultimo a morire. È qui sto morendo di sonno, tipo. Ma tu devi cercare di guardare oltre quello che è successo stasera. Oltre. Guardando oltre, riuscirai a sconfiggere quel male che è il doc. Sto sembrando, ma che cazzo mi sta succedendo? Fammi buttare dal tetto, per favore, aspetta un attimo.
Ehi. Sennò qua io non so che diventa. Torna giù. Vogliamo andare a Zancudo? Tanto sarà quella la nostra casa, no? Andiamo, cominciamo a portare un po' di roba anzi. No, non portiamo niente adesso. No? Sarebbe di cattivo gusto. Io stasera prima di andare a dormire lascio un fogliettino sul banco da lavoro. Vabbè. Andiamo. Anche se non so come si fa, però ci provo. Ecco, ci mancava pure Alex, si vede se da fake dopo siamo a posto. No, spero proprio di no. Ehi! Un momento. Ho sbagliato, aspetta. Qualcosa serve. Taxi? Non so se riesco a utilizzare ancora le sabbie per spostarmi. In che senso? Mentre stavamo andando via da Saqqara ci ho provato e non ha funzionato. Non lo so perché. Forse ancora non eri in grado di utilizzarle. Troppo stanca. Io Non lo so. prima non potevo attivare i miei sensi perché ero dissetato, come sono dire. No, assetato, scusami. Sto brainlangando. Tranquillo. Capisco l'orario. Infatti, se vuoi andare a dormire, dillo. No, no. È che io sopra delle 2 brainlago. Mi si spegne il cervello. Perché Elijah, diciamo che ha preso tutto il nostro sangue che avevamo. Sentito. E le sacche in quella situazione non ti aiutano. L'unica cosa che puoi fare è andare a mangiare un animale. Certo, in questo momento avrei voglia di una bella pizza margherita o una bella diavola, però domani appena mi sveglio vado in cucina, mi faccio una bellissima pasta con quello che ho preso ieri nello scaffale a Zancudo, quello piccante, super piccante, che ho scoperto che ci sono melanzane, peperoncino in polvere, peperoni e 'nduja. Ah, non mi piacciono le melanzane. Ma non si sentono, nemmeno a me piacciono, ma non lo senti. Ti brucia talmente la bocca, non riesci a capire cosa hai. E poi delle olive taggiasche, de nocciolate, nocciolate, tagliate. Misco nel sugo, un po' giù in pasta. Io credo di avere ancora del riso. Oddio, riso e pollo, no, per No, no, perché un pollo? favore. Ma no, perché andavo. Quando ero in palestra, riso e pollo, riso e pollo, riso e No, no. pollo. Pollo e riso. Pollo, pollo e riso. No, Riso della poké. e pollo. Ah, ok. Oddio, l'ho mangiata una volta. Ci sta. Per Sai, il prezzo che quando... ha non ci sta, però ci sta. No, beh, mangiare sushi costa molto di più, eh. A me il pesce fa schifo. Ecco. Andiamo, andiamo. A me il pesce non piace, quindi. Oh, C'è vabbè. l'unico pesce che mangio, vabbè, ho trovato tonno, merluzzo e sono i gamberetti impanati e fritti.
Ma quelli sono mangia mangia. Ti metti una vaschetta davanti col pane. Ti sei fatto pranzo, cena e contorno. Infatti costano 13 euro al chilo. O 11 euro in modo del genere. Io sono una drogata di sushi. Demos. Correre mi fa perdere stamina. Ci mancherebbe, sì, niente. Oh, guarda. Un Cosa? No, altro coniglietto. no, uno ce n'è abbastanza. Dobbiamo capire comunque chi è lo smandellamento. Non chiederemo, non chiederemo. Ma quando è che Ratfolk anche il nostro nella... Vabbè. Rallenta un attimo. Vai. Dico una cosa. Quel Dimmi. sugo che ti ho detto, Sì. sai come l'ho provato? Perché era a casa, cioè dentro casa nostra, ho detto vabbè dai, erano le 7 del mattino, ti ricordi quando abbiamo staccato che erano le 6 tipo? Poi sono stato fino alle 7, 7 e mezzo, sono crollato col telefono a casa. Comunque, c'era il pane bello caldo caldo, il sugo messo lì, se proviamolo dai, proviamolo così. Io ho preso un pezzo di pane, l'ho bagnato all'interno del barattolo. Minchia, per tipo 3-4 minuti non mi sono sentito più la bocca. La mia bocca era Bellissimo. proprio presa a fuoco del tutto. Ho voglia di bere acqua io. Mi sa che non c'è nessuno. Oddio no, vedo dei vicoli. Poi il sole che mi sta accecando, non li sto vedendo. Io ho gli occhi da solo. Triste. Sai che uno è classe G di... Sì, uno è quello della macchina di cose. Dise. Quella che fuma, è classe G che fuma. Non percepisco nessuno. Andiamo sotto, andiamo sotto. Da forma fuori. Il latte ci vuole, non l'acqua. Vabbè. Credo che stesse proprio dormendo, quindi non ci ha proprio pensato. Non c'è Non nessuno. c'è nessuno.
Andiamo qui dietro ai giardinetti. Sentiamo. No, credo che sia gente che abbia lasciato le macchine da Sì, loro sì. lì. Niente, vogliamo provare l'osservatorio o vogliamo andare a casa? Dimmi tu. Se No, dimmi tu. vuoi andare a dormire, torniamo a casa e andiamo a letto. Andiamo in osservatorio, dai. Se hai voglia, andiamo lì. Va bene. Aspettavi Andiamo. Mm? 2 minuti e andavamo qua. Tanto ci stiamo andando lo stesso correndo. Hai sentito? Cosa hai detto? Ci stiamo andando lo stesso correndo. Vabbè sì, però la mia velocità è diversa. Non lo so, è frattempo che andiamo su. Tu ti puoi levare quella cosa silenziosa e triste, cazzo? Visto che non sei né silenziosa né triste. Oddio, dici se sei silenziosa o no. Meglio. Aspetta. Stiamo aspettando. Vai, Mi hai detto aspetta. no. Tu riesci a fare i bigliettini quelli belli? Dipende. Cosa ci posso provare? Ci posso provare perché? Per lasciarlo stasera sopra la cassa. Ma la cassa da noi o la Cassa cassa da da... noi. Metto non c'è bisogno di fare il bigliettino bello, cioè... 4 righe e basta. Poi devo fare una cosa più. C'è? Cioè, sto vizio di non chiedere mai. Io non chiedo, ti prendo, ti sbatto contro un muro e ti sbatto e basta. Se vuoi lo faccio anche dentro zancudo davanti a tutti. No, grazie, non ci tengo. Facciamo uno di quei film che si vedevano anni fa. No, non ci tengo. Ah no, rifiuti di farlo. Vabbè, vabbè. Me la segnerò questa. Io ho solo detto che non voglio fronte a tutti a Zaccudo. Ah. Ma basta. Credevo, ho detto, però l'ho detto in altra lingua. No, allora non ho capito che hai detto proprio. Zero. Ho detto, credevo. Ho detto però in un'altra lingua. Sarebbe piaciuto mostrartela. Cosa mi vuoi mostrare? No. Aspetta. Saccar in un altro momento. Ah. Vabbè, diciamo che l'ho vista. Diciamo in un altro momento, però l'ho vista.
Avrei dovuto nasconderne un po' di sabbia negli stivali, probabilmente. Poi se mi controllo un mezzo mutante forse la trovo. Se io ho sparato 400 colpi. Erano tanti. Poi ne avrò fatti tipo 3 o 4. Poi mi è piaciuto che vi siete messi tutti davanti alla porta. Come se voi eravate tipo invincibili. Già il tempo che sono scesi in due, siamo arrivati tutti, siamo passati lo stesso. Era il nostro dovere difenderlo. Quando vado a difenderla da noi. Stavamo difendendo voi da loro a quel punto. Eh sì, ma era inutile perché erano 3 volte più forte di voi. Infatti anche il Dark Said vi ha detto fateli scendere. Che da soli non ci riuscivate lo stesso. Nemmeno in tanti ci siamo riusciti perché appena siamo scesi ci ha fermati. Ma almeno eravamo in tanti per fare qualcosa. Tu poi eri tu la custode che mentre eravamo tutti fermi l'hai picchiata. Credo di sì. Io urlavo fermi, custodi, ma parlavo con un muro di cemento armato io. No, mi sono lanciata. Non potevo tenere. No. No, non poteva tenere Said così. No. E infatti appena mi siete avvicinati l'ha ucciso. In certe circostanze, come dico sempre ai lupi, l'istinto va messo da parte. Guardate bene chi avete davanti. È come se a me mi tengono Elijah per il collo. Mi dicono appena ti avvicini muori. Cioè. Avrei fatto lo stesso se ci fosse stato tu, non ti credere. Sì, lo so, aspetta che taglio. Però in quel caso Said torna, io no. Poi credo di aver menato il signore del deserto, Sì, è andato il signore del deserto. Sì. Forse non troveremo nessuno. Dio, qualcuno c'è sulle scalinate. Vedi qualcuno? Sì, sulla scalinata sì. Ce l'hai un colpo? No. Ragazzi. E niente. Che arriva qualcuno forse. Sente? Provo a mirarlo vicino. Vogliamo fare il giro, ce la facciamo? Chi è quello davanti che colpisco? Non lo so, non riesco a vedere. Ci stanno avvicinando. Lascia. No, è Mark. Già che esce il Thompson, già mi sa che non ha capito. Mi sa che ancora. Scusi, Ciao ragazzi, vabbè, ma a me state c'è. sparando? Come ti Stavamo sparo cercando attraverso di una attirare sbarra io? l'attenzione. Come ti sparo con un arco di legno? Te fai il Ma che solletico ne ti so? faccio.
lo so, magari mi prendi in un occhio e divento cieco. Minchia, che cazzo di precisione c'ho? Questa distanza. Non è questione di precisione, magari è questione di sfiga. Ah, ho capito. No, stavamo solo cercando di Con attirare la sfiga che l'attenzione, c'ho ci io, mancherebbe. sparo, sbatte nel muro, mi ritorna e mi uccide. Ecco, infatti, è la stessa cosa, se tu ti giri al contrario, spari verso la montagna. Capito cosa si fa? Ciao. Uè. Stavate andando a dormire? No, no. Senti Alex, se spingi la porta non la posso aprire, Non è facciamo. stato un errore, è stato un errore. Ma vai dietro, capito? Vieni Vai di qua. dietro, ecco. Quanto è dura sta porta? Tanto. Io Voi sono in rimanere difficoltà, fuori, io Nino. dentro. Te No, come volete voi, non è che. Non Però vogliamo dare fastidio se avete se ho gente. aperto la porta, un motivo ci sarà. È chiusa. È chiusa. Non è vero affatto. Aperta. Ok. Su serie avete visto il simboletto chiuso e vi siete preoccupati? No, però. Voi non state bene, lo sapete? Esatto. Disse colui che non gli piace la lattuga. Colui che? Beh, voglio vedere a te se si sborrano da sopra, quindi. Vabbè, volevi anche te. Poi considera che ogni Scusami, momento. Lucrezia, vaffanculo. No, Perché mi stavo per tranquillo, dire che c'è lei. tranquillo. Tranquillo. Qualcosa Cioè, non va? stasera. No, va niente. Ok. Ho detto solo che se avete gente, magari torniamo un altro momento. Non vogliamo dar No, fastidio. tranquilla, tanto la maggior parte dei ragazzi sono andati un po' a riposare, che erano stanchi. Comprensibile. Eravamo rimasti solo io e lì, appunto. E noi altrettanto, perché Isa non so che fine abbia fatto. Non è voluto tornare con noi. Isa è venuto qui a recuperare la moto, nel Ah, caso, tutto qui. Che ok. c'è Ciao sempre ragazzi! qua. Puttana miseria. Che Ciao c'è Lia, mi hai fatto cagare addosso. Ciao Che Lia! gli succede? Che c'è quella magia che gli succede, che la moto torna indietro e non lo sa neanche lui. Scusami, sì, hai ragione. Diciamo che ti voglio dare un piccolo spoiler, Nino. Ti piacciono gli spoiler? Ah, dipende. Non sono amante delle guerre, ecco, se è qualcosa che ci aspetta. Non è una guerra. O di bruttamenti di mani da parte di qualcuno. Vi Non è assolutamente sposate? di. Oddio. No. Ok. Ci lascia. No, non è vero. Meglio partecipazione. Niente, mi sa che il castelletto da domani è ufficialmente sciolto. Se Oh. non è domani, è dopodomani sera o domani sera. Merda. Mi dispiace ragazzi, alla fine state. O almeno fino adesso avete fatto di tutto per farlo rimanere in piedi e cercare gente nuova. Ci abbiamo provato. Io diciamo che avevo un obiettivo e ho fallito. Non voglio obbligare le persone della mia comunità a stare lì tutti i giorni in miniera. Vabbè, Perché felice, come si dice, fallito non è detto. c'è un Raptor che su una moto? Ma non è un Raptor. Cioè, Dio, è cosa? No, era carino. Come dire, non è che avete fallito. Mi sa che era carino quello. Poi era carino, era Adam. Comunque non è che Ma in che avete fa senso? fallito. No, aspetta un attimo, Nino. Che cazzo stai a dire? Che cazzo vuol dire? Che cazzo di C'era. domanda Hai io? detto che era Aucaino Adam. Che c'entrano Avevano odore Raptfolk. Ah, sì. Adam odore di Raptfolk. loro? Eh? Anche. Cioè, no, 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 aspetta, mi stai Ti ricordi l'altro confondendo. giorno quando è venuto in zona sicura a curare Atlas? Sì? Che io gli dissi, c'è qualcuno che odora di Ratful che è più potente. Era lui. Perché C'entra Caino. io penso che abbia lo stesso odore dei Ratful, eh? Penso, non, cioè, non ci ho fatto caso perché non è che guardo gli odori che uno produce a una persona. Però, non lo so, per essere su una moto, un Ratful non era. Quindi. Era un umano a livello di forma Io fisica. non ci ho capito, vabbè. Comunque, lasciando il Ratfolk a parte. Ok.
Ci ho provato io a tenerlo su, ma io obbligare le persone che stanno con me a andare tutti i giorni in miniera e lavorare come tanti animali non mi piace, soprattutto perché ogni volta nella nostra comunità, non so il perché, sarò io che forse ho fatto spiga, ma ogni volta mi tocca lasciare sempre persone indietro e non riesco a guardare e non riesco a proteggerle se succede qualcosa. Quindi questa cosa mi sta talmente sul cazzo e siccome preferisco io avere tutti sotto occhio, perché se succede qualcosa a lei ce l'ho accanto, se succede qualcosa a Isa ce l'ho accanto, se succede qualcosa all'altro ragazzo che non è con me, io non so come aiutarlo. E ci posso pur provare, ma non riesco. Quindi preferisco sinceramente che ognuno si faccia il suo destino, io e lei resteremo uniti perché siamo, cioè, dall'inizio siamo uniti e quindi moriremo così. Isa non so se ci seguirà a restare a Zancudo perché momentaneamente la casa nostra diventerà Zancudo. E poi in futuro vedremo se con altri non morti riusciremo a creare un'altra comunità più solida, diciamo. Capisco, capisco. Ti Io posso fare una più che domanda? augurarvi buona fortuna per tutto, posso. Tranquillo. Posso farti una domanda? Riesci a spostarti con le sabbie? Che senso? Io, mentre stavamo scappando da Sakkara, ho provato a teletrasportarmi Aspetta, quando davanti. vado a riferire una cosa a mia sorella? Ce la facevo io, cioè. Ma prova tu, vedi? Ce Prova. la facevo anche io lì. Non riesco. Stai avendo difficoltà come gli altri? Magari a quel periodo. Aspetta un attimo. Non, sì, cioè, non lo so. Ci ho provato e non lo so. Ho capito. Vabbè, per ora stai tranquilla. Aspetta un Tanto po', qualche giorno, riposati anche che tu. sia un trauma, magari. Boh. Tutto può essere. Magari chiedi a Said, è meglio la cosa. Sì, cercherò prima di vedere se riesco a parlare con Bastet perché, diciamo, la storia stasera mi ha colpito parecchio. Soprattutto quando si è parlato dei genitori di Said. Beh. Brutta storia, brutta storia. Una custode e un emomante. Lei che vedeva, che percepiva. Vuoi farti anche una risata? Dimmi pure. Io a pomeriggio stavo accennando proprio questa storia ad Alex. Come potevo immaginare che poi saremmo finiti a Sakkara? Nessuno se lo sarebbe mai aspettato quello che è successo oggi, quindi. Esatto, e perché io proprio oggi dovevo sentire il bisogno di parlargli di questa storia? Secondo te? Ah, bella domanda. Forse è proprio Bastet che vuole così. Oh, devo parlarci con Basta. Said ti disse la stessa cosa lì Sì. dietro, vicino alla casetta. Magari è proprio Bastet che ti vuole lì in quel momento. Non pensarci No, troppo. no, beh, mai. Anche come magari ti comporti, non è un rimprovero. Cioè, non essere troppo ansiosa né nulla. Rimani a mente fredda, specialmente quando siamo tutti assieme. Il pericolo è lì, però, come dire, Mi piace provare a tenere tutti al sicuro. è una cosa che non potrai mai fare. Ci ho già Lo so. provato. Lo so, devo impararlo sulla mia pelle e metabolizzarlo. Cerca di superarlo quanto prima. Ecco. Sì. Tanto ultimamente mi sento sempre rimproverare da tutti, quindi Non è affatto ora facile. potrei dire che Bastet è un gatto nero, ma non lo dirò. Cosa? Non è affatto facile. Sentirsi sgridato? No, no, proteggere tutti. Ah. Imparati a fidare un po' più delle persone che hai accanto, a partire dal tuo ragazzo, da Isa. Non Sì. vivresti più. No, per carità, non... adesso che ha scoperto la sua natura e
e si sta allenando, sono molto più tranquilla di lui, diciamo, non mi preoccupo più di tanto. Ma anche quando era umano. E lo siamo ancora. Non Sì, nascondiamoci dietro a questa cosa per carità, qui. infatti ho parlato di risvegliato, non ho parlato di umano. Che se c'era quella mia amica già cacciavi i cartelloni e tutto. Chi? Oh. Sì, manca anche a me Olly. Ecco, anche con lei ho empatizzato un sacco. E questa storia dobbiamo risolverla. Ma sbaglio era, dicevano che era lì. Quando eravamo all'hangar. Olli? Sopra un lampione. Sicura? Non lo so, mi sembra di aver visto il demone con le corna, la figlia della grande madre. Poi, può essere che io mi sia sbagliata, era molto lontano. Non lo so, non lo so. Tutto ok? Nino? Ok. Ah, vuoi insalata? No, grazie. Però quello mi stava di... Pensavo stessi dicendo di sì. No, era Mi più di sta anche disgusto, più altro, che vai a altro. Ah, capire ok. se era lei, punto. Niente, ho informato anche loro del fatto del castelletto. Ah, Ci sono restati un po' male, ovviamente. ok. Ma tanto non è che ci venisse chissà chi a trovarci, eh. No, ma quello sì, però. Diciamo che eravamo più noi a girare H24 per le comunità. Sembravamo tante trottole. Dobbiamo ritornare. Oddio, no, non dobbiamo ritornare niente, adesso. Aspetta un attimo, quando faccio quel bigliettino magico nei miei pensieri. Nino, vai se devi andare, non ti preoccupare. No, no, stavo aspettando se aveva altre domande da fare. Sai cosa mi dispiace anche? Non riuscire a poter mettere l'abito cerimoniale. E quando dovrei metterlo? Perché pensi che andare a Saqqara è l'unico motivo per indossarlo? Ti ricordo che ieri Said ha detto chiaramente Sì. di non utilizzarlo in nessun'altra occasione e compagnia bella. Io ho recepito che deve essere usato nei momenti, come dire, Opportuni. giusti. Per Esatto. me anche una volta tirare giù il demone è un momento giusto. Ho maggiore ragione di farvi dire cosa sono. Per me è un po' un momento importante quello. È personale la cosa. Abbiamo finito il nostro percorso proprio nel momento più opportuno a sto punto, no? Non tutte le cose vengono a caso, visto? Hai ancora dubbi, però. Hai ancora? Dubbi. Non Domande. ho dubbi o domande. Cioè, quelle che ho le devo fare. Basta. Oh, è quello intendo. Se non parlo con... Ecco perché dico prenditela con calma. Tanto Sì, oggi ho già provato a meditare un po' per vedere... l'ironia della sorte l'hai vista, no? Di tante preghiere che potevano sentire, hanno ascoltato solo quella di un figlio che malediceva un padre. Sì, vero.
magari del tempo a tempo si presenterà magari proprio lì davanti a te, come ha Sì, fatto per tanto. certo. L'ha già fatto una volta. Perché non farle più allora? Solo che quella volta non la cercavo, è stata lei a trovare Beh, ovvio. me. Questa volta ho bisogno di trovarla. E mettiti con calma allora. Io vi consiglio di andare a riposare, anche se non si dorme, però sgomberate un po' la mente, soprattutto quello che avete visto questa sera. Sì, adesso che torno dai suoi pensieri andiamo. Cioè, non è che vi sto cacciando, per l'amor del cielo. No, Nino, ci Tutto è mancherebbe, lo tranne so. quello. Lo so, lo Mancherebbe so. Nina, perché sono già dovrei abusare. Andiamo. Ehi! Scusa che ti voglio bene. E nulla. Figurati. No, figurati. Boh, buonanotte allora. Buonanotte, Buonanotte. ci si becca domani. Va benissimo. Salutami Buonanotte, anche gli altri. ragazzi. Vai, andiamo. Sono di là, se volete Vai e salutare, saluta. avete le Ma gambe, potete salutare. Non vedo non vorrei motivo. disturbare, li Guarda vedo come si fa, guarda. Ti avvicini leggermente, alzi la voce e dici che vai via. Sono queste cose che devi evitare, ecco, un po' più diretta. Perché Po' più diretta, quando lo sono vengo sgridata. non tutti comprendono, come dire, il tono di voce, ecco, la gente è stupida, quindi. Non so più come comportarmi. Come si fa? Sì, te stessa. Ma maggior ragione. Incomincia a togliere ste mani da dietro la schiena, per favore. Che mi sembri tutto in bocca. Sì, destra e sinistra. Muovi le gambine. Uno, due, Punta, uno, punta, suolo e due, tacco, uno, si dice da due. noi. Buonanotte, ragazzi. Alla Buonanotte. prossima! Guarda te se non posso più essere padrona nemmeno del mio corpo. Quello non lo sai da quando hai Bastet dentro. Allora, se proprio lo vuoi sapere. Niente. Buonanotte. Buonanotte. Direi che hai sbagliato anche questo che hai detto, però buonanotte. Ma infatti non mi riferivo a quello. Non ho ad Alex, intendo. Ah, niente. E vabbè. La porta aperta, sì. No, apro la porta. No, no. Stai fermo. Vai, vai, vai. Miau, Ciao no. Nino. È stato con le mani alte. Leggi il bigliettino che ho preso sulla casa. Fallo Sì, adesso lo leggo. leggere anche a quelli che ti guardano. Sì. Voglio un commento che leggerò dopo, eh. Non volo giù dalla montagna prima. Aspetta, vediamo se riesco a aprire Discord. In italiano ho lasciato la chat in quel momento, però vabbè. Devo vederlo da un'altra parte perché si è sfanculato di nuovo, quindi datti un Vabbè, attimo. vedilo di là e lo leggi ad alta voce, normalmente, lo dico. Sto cazzo scendendo. Guarda come cadiamo tutti giù. Vabbè, uno, due, bla. Lo sapevo. Beh, almeno non ci siamo fatti male. Tu, non ti sei fatto Alex aprendo un male. bigliettino Io sì. sulla cassa comune. Arrivo. Vai, no, voglio Sal sentire che lo leggi proprio, lo voglio sentire. Non ci sono, dico. Alex. Alex aprendo un bigliettino sulla cassa comune. Salve membri della comunità. Volevo annunciare l'uscita mia e di Lucrezia della comunità con il seguente scioglimento della comunità. In merito a questo vorrei che domani nel pomeriggio siate tutti presenti per parlarne tutti ed eventualmente rispondere ad alcune domande. Alex. Come ti sembra? A Come mi sembra? Va bene, a parte la ridondanza, ma va bene. La? Ridondanza delle parole, ma va Sì, lo so, bene. volevo dire di quest'ultimo, ma poi siccome ero stavo ascoltando Nino nel mentre, quindi. No, va bene, va bene. Oh, quella ha l'iPhone in mano. Infatti. Mo'
voglio vedere le risposte. Chat, a voi le risposte. C'è poca gente, quindi... Ci sono, c'è poca gente. Adesso, aspetta. Se poi domani guardate questo VOD e arrivate fino a questo punto, mi raccomando, sul nostro Discord andate a commentare. Ah, tu dici che... Andate a commentare. Vedo calza, sto andando. Non lo so. Hai sbagliato strada? No, no, ok. Ho aggiunto una piccola postilla, così se non lo sappiamo adesso possiamo recuperarlo in past. In past, to past, to free past. Che cosa cazzo hai detto? Mangia come parla. Ecco. Parla Gigi, come mangia. Gigi ha detto che gli piace anche se è triste. Doveva essere triste. Cioè, tu stai uscendo da una comunità che sei felice che spari i botti di capodanno, cioè. Gigi. Cazzo mi mommi, non mi sembri nemmeno tu. Poi? Basta, lo scopriremo poi. Sì. Dove l'hai messa sta bottiglia, scusa? L'ho detta a voce. Chi guarderà poi, se arriva a questo punto, potrà commentare su Discord. Beh, ragazzi, lasciate un like a questo video e... Se vi è piaciuto, campanellina, iscrivetevi, mi raccomando, se potete, non c'è bisogno che ve lo dico io, ve lo dice Lucrezia, fate clic su abbonati a 3,99 al mese, solo per questo mese. Se non volete, nulla, non vi preoccupate, basta solo guardare. Grazie per il supporto. Stai andando? Camera. Perché? Fare niente, stasera niente. Poi se vuoi un altro conto. Ah, mannaggia. Maronna. Ecco te. Grazie. Prego. Perché sei scesa di 40 cm? Meglio. Mi si aspetta un attimo che sono un attimo i miei pensieri quando vedo una cosa al fly. Oh, girati di qua. Oh, avvicinati. Fai ciao, ciao, ciao con la manina. Ciao, ciao, non punta. Non so come si fa. Vabbè. Come si fa? Non ne ho idea. Ecco, allora. Aspetta 2 secondi. Gente, allora, noi vi salutiamo qua. Guardali, tutti e due. Che carini che sono dopo sta serata d'inferno. E mi spiace che sia successo il casino, che è crashato tutto. Che è crashato tutto e quindi si è spezzata la live. Io vi auguro buonanotte. C'è nessuno in caso? Ma sì, c'è Duca. Vi mando da Duca. Dai. Buonanotte a tutti. Che dirvi? Grazie di essere stati qua. Grazie tante. Pochi, tanti, non mi interessa. Ci si vede domani se ci sono ancora. Sabato non ci sono. Ok? Un abbraccione a tutti, un bacione. Ciao ciao. Ciao 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 ciao.